Ragazze, allora, nuovo video in collaborazione sempre con Eleonora Manni. Un bacio, Ele, e grazie ancora per questa collaborazione. Questa volta abbiamo deciso di girare il video sui flop del 2012, ovvero tutti quei prodotti che ci hanno deluso o che, insomma, ci siamo trovate male, insomma, tutti i prodotti no, del 2012. Devo dire, la verità, sono di meno rispetto ai top del 2012 e, insomma, questa cosa mi, fa anche piacere, almeno ho evitato, insomma, di sprecare soldi inutili. Allora, inizio subito e, mi mostro un, primo prodotto ed è la BB Cream della Garnier, quella per pelli normali. Già l'avete vista in diversi video promossi e bozzati, né bozzati perché non mi piace. Non mi piace la consistenza, troppo cremosa, troppo papposa sul viso. Si avverte sul viso e vi lascia il viso appiccicaticcio, non si asciuga. Non mi piace perché non rende il viso omogeneo, anzi lo rende grassoso e è lucido, non mi piace, oddio, l'occhiale, non mi piace proprio ed è un flop del 2012. Come vedete dalla confezione sto cercando di utilizzarla in qualche modo, ma mi è davvero difficile. Comunque voglio finirla perché mi dispiace, insomma, buttare il prodotto, ma non la ricomprerei mai più. Ah, a differenza di questa vi consiglio quella per pelli miste e grasse, che è questa che ho sul viso. Mi piace di più perché hanno cambiato la consistenza del prodotto. È un pochettino più liquida, però si assorbe bene sul viso, crea un effetto mattificato a lungo, crea comunque e rende il viso omogeneo perché ho soltanto la BB Cream con un po' di cipria e un blush, niente di particolare, e mi piace, è nettamente superiore a questa e ve la straconsiglio. A parità di prezzo vi consiglio quella per pelli miste e grasse, che va bene anche per me. Io, ad esempio, ho la pelle secca, ma l'ho comprato ugualmente ed è ottima, anzi vi rende il viso bello mattificato. Cioè, a parità di prezzo vi consiglio quella, quindi questa è un flop del 2012. Allora, un altro prodotto flop sono queste due matite occhi della New York Color, questa qui e quella 927 Taupe, e sono le matite occhi classiche della New York Color, queste qui lunghissime, e poi il duo della New York Color, che consiste sempre nell'avere la matita nera da un lato e la matita colorata dall'altra. Questo qui è l'886 Trog the Storm, e comunque sono due prodotti pessimi, non mi ci sono trovata bene. Allora, questa qui l'avevo presa per, insomma, utilizzarla o un pochettino sulla palpebra, insomma, sfumarla, eccetera, eccetera. Però non mi è stato possibile perché sulla palpebra non scrive. Ho provato ad utilizzarla come matita per sopracciglia, ma si scioglie insomma, non mi piace. Ha un colore, insomma, differente, come potete vedere dai miei capelli, quindi non gli ho potuto trovare non gli ho potuto trovare un uso perché nella rima interna non scrive, sulla palpebra non scrive, sulle sopracciglia mi si spappola, quindi alla fine è un prodotto proprio no. È uno spreco di prodotto assurdo perché le matite della New York Color sono lunghissime, però non scrivono questa linea qui, tutta un colore. Poi c'è questo qua duo che invece scrive, ma purtroppo il nero, il viola non scrive. Cioè, questo è lo swatch, ma ho dovuto, insomma, forzare per farlo scrivere sulla palpebra, a meno che non vi scartavetrate, insomma, la palpebra mobile vi scrive qualcosa, nella rima interna non scrive, sotto la rima non scrive il viola, mentre il nero scrive, ma si spappa tutta. Infatti, come potete vedere dal tappo, io non le uso proprio queste matite, comunque mi si è spappolata nel tappo senza che io la toccassi, o si è spappolata da sola. Ho provato ad utilizzarla come matita nera nella rima interna dell'occhio, mi si è sciolta dopo neanche un 5 minuti, mi si è sciolta tutto qua sotto, effetto panda proprio bruttissimo, quindi sono bozzate. Vorrei fare un appello alla New York Color, perché se voi, insomma, volete mettere in commercio queste matite stralunghe di pessima qualità, perché comunque la qualità, insomma, non c'è,
Ne fate pure la metà, guarda, però almeno con una qualità migliore, insomma. E queste, insomma, sono dei flop del 2012. Se le vedete negli stand della New York Color, scappate e non le comprate. Poi un altro prodotto che mi ha deluso è questo fondotinta della New York Color che ho amato l'anno scorso, però ultimamente lo sto utilizzando e scusate non vi ho detto il nome, ed è lo Skin Foundation Matching 687 Light to Medium ed è quello lì con la vitamina ACE, però purtroppo ultimamente l'ho utilizzato perché comunque come potete vedere dalla confezione è quasi finito. L'ho utilizzato per insomma finire il prodotto, però mi si è sgretolato sul viso. Non so perché magari non avevo una buona base, quindi avevo soltanto la base illuminante della Debbie. Non avevo messo la crema idratante. Può darsi pure che il mio viso era troppo secco e insomma il prodotto non aderì bene, non, il prodotto insomma non si è steso bene. Infatti voglio provarla a mescolare con una crema idratante e vedere come va. Se fa ancora questo effetto che si sgretola, lo butto perché significa che è andato a male, anche se la scadenza è di 18 mesi, ancora non li abbiamo superati. Ha il solito odore di sempre, non puzza, quindi vorrei capire che cosa gli è successo. Ed è per questo motivo che insomma mi ha deluso come prodotto. Vi faccio vedere che comunque, cioè, perché se allora, si va ad addensare una volta che cola il prodotto, quando invece andiamo a scuoterlo, come potete vedere, ritorna come prima. Un po' strana sta cosa, comunque devo vedere bene, poi vi farò sapere al limite. E niente, insomma, mi ha deluso ed è per questo che l'ho messo nei flop del 2012. Proveremo con questa crema idratante, vediamo se è se era stata la mia pelle o proprio il prodotto che è andato a male. Un altro prodotto che mi ha deluso è la Warm Bronzer della ELF della linea Studio ed è quella lì con i quattro rettangoli che insomma potete prelevare sia singolarmente il prodotto che al centro. Allora, si è fatta una patina su tutti i rettangoli eccetto il centro. Quindi, allora, se io voglio prelevare questo prodotto, faccio vedere che non scrive un niente, scrive pochissimo perché si è creata tipo una patina. Quindi cosa devo fare? Devo sgretolare questa patina per prelevare un pochettino di prodotto. Il prodotto, insomma, solo dal centro scrive questo bronzer ed è questo colore qui. L'ho sbocciato qua. Questo è il colore, è un color miele. Comunque non mi è piaciuto perché si è fatta tipo questa patina attorno attorno. Non c'è neanche motivo per cui insomma si creasse questa patina perché comunque conservi i miei trucchi nella cassettiera, insomma non prendono umidità, eccetera, eccetera, sempre chiusi e insomma mi si è creata questa patina che mi dà fastidio e è anche scomodo perché comunque devo stare lì a grattare per far scrivere il prodotto e mi dà fastidio. Li volevo anche utilizzare come ombretti, però vi ripeto, devo sempre sgretolare sta patina per poter utilizzare questo prodotto, quindi è un flop, quindi non ve la consiglio. Mentre la cipria di questa marca della ELF, sempre fatta così, è ottima. Straconsigliata, però questo qui è proprio un flop, non mi è piaciuto. Tra l'altro, come potete vedere, è un packaging che si chiude benissimo. Non è che dici ha preso aria e si è seccato. Per questo, insomma, non mi riesco a spiegare perché si è venuta a creare questa cosa. Poi un altro prodotto che non floppo, sarà perché avrò sbagliato insomma il colore, però ho visto altri video di altre ragazze che anche su di loro non scrive, ed è il Silky Touch Blush della Essence, la tonalità 10 Adorable. Questo blush ti inganna perché allo stand, sui tester, se voi lo andate a provare, come potete vedere, ha una scrivenza paurosa. Però, vedete, questo è il colore. Però una volta sul viso, sfumato, scompare. Quindi vi faccio vedere, sto sfumando sulla mano.
Il blush è scomparso, quindi è un prodotto ingannevole. Ho cercato di utilizzarlo fin quanto potevo, però sinceramente non scrive niente. E avrei preferito, insomma, comprare gli altri due blushini di questa linea qui, sinceramente. E insomma è un flop del 2012. Se insomma volete provarlo, eccetera, eccetera, ve lo sconsiglio perché non scrive. Vi dà di primo impatto su sbocciato, insomma, che scrive, ha un bel rosa, perché obiettivamente vedete, ha un bel rosa, però non scrive niente sul viso. Sconsigliatissimo. Poi un altro prodotto flop è questa tinta per labbra della Maybelline, se non sbaglio, ed è la Super Stay Lip Color della Maybelline New York. Questa qui ve l'ho messa qualche mese fa nei bocciati perché praticamente si sgretola sulle labbra, nel senso voi avete le labbra tipo a pezzi dopo un poco, perché questa tinta si sgretola. È un peccato perché, come potete vedere, il colore è davvero bella, è questo rosa corallo molto carino. Questo è lo swatch. Però una volta asciugato sulle vostre labbra, a parte che non si nota tantissimo sulle labbra, cioè almeno per le mie labbra o per la pigmentazione che hanno le mie labbra, una volta stesa non si nota nulla. Se andate a rifare una seconda passata, insomma, per far notare di più il prodotto, tempo 5-10 minuti, vi si fanno le labbra a pezzi, ed è una cosa oscena, bruttissima, con tutto il balsamo, insomma, non ci fate caso, che sporco, non so per cosa l'ho utilizzato. Comunque, sto utilizzando il balsamo perché è l'unico prodotto, insomma, che si salva, ma la tinta fa veramente schifo, quindi non acquistatela mai perché è pessima. No, sulla pelle non lo fa, però vi assicuro che sulle labbra vi si sgretola tutto ed è bruttissimo. Poi un altro prodotto che non mi è piaciuto è la palette, questa qui da 88 colori che mi ha inviato la Froland 38 pagando solo le spese di spedizione, ed è questa qui. La faccio vedere se riesco ad aprirla con le unghie. Questa è la palette, come potete vedere è nuova e non mi piace per il semplice fatto che molti di questi ombretti che vedete, questi bellissimi colori che vedete, non scrivono niente, sono polverosi. L'ho provati sia con base bianca che con primer, non scrivono. Vi si fa tutto una polvere sull'occhio bruttissima, non scrivono niente, non si fissano bene, sinceramente non mi piace. È una palette questa qui da 88 colori e aveva tipo un prezzo sui 16 euro, 15 euro, non mi ricordo. Sinceramente, se vi devo consigliare una palette di questo tipo qui, quindi con varie sfumature di colore, eccetera, eccetera, tipo una palette da 100, ho anche quella lì della Elf che l'ho acquistata l'anno scorso e vi posso assicurare che è ottima. Gli ombretti sono super pigmentati, super scriventi, hanno delle bellissime tonalità. Infatti ho notato che sul sito della Elf, quella da 100, l'hanno rimessa. Quindi rispetto a queste qui della Fraulein, vi consiglio quella lì di Elf che è ottima. Questa qui è stata una delusione. Fortunatamente ho pagato, insomma, solo le spese di spedizione, ma non la palette, perché l'azienda, insomma, per blogger e youtuber offre la possibilità di pagare solo le spese di spedizione, che poi ve le raccomando. Poi altri prodotti no, sono questi due ombretti della Mediterranea Cosmetici, ve l'ho già fatto vedere nei bocciati purtroppo, ma non scrivono, cioè questi sono altri due ombretti, come potete vedere, hanno dei colori bellissimi, soprattutto questo azzurro qui, però una volta steso sull'occhio non si nota niente, sia
su base bianca che con il primer occhi della Essence, della Kiko, quello che volete, non scrivono. Mi dispiace perché comunque ho altri due ombretti di questa linea qui, Tecno Ombretto Water Resistant della Mediterranea Cosmetici, e sono buoni, ma questi qui colorati non scrivono niente. E sono il lilla e il turchese, questi due ombretti qui. Vi faccio vedere anche sbocciati. Questi sono come l'ombretto di Essence uguale. Vedete, sbocciato, lilla scrive bene. Non ne parliamo del turchese, che è super scrivente. Ma una volta sull'occhio, tutto questo bel azzurro qui svanisce. Ed è un peccato assurdo, sinceramente. Quindi sono i flop perché mi hanno deluso un sacco. Questi sono gli ombretti. Un altro spreco di soldi, sarà perché non sono in grado ad utilizzarla, quello che volete, ma è la palette della Makeup Forever, dell'edizione limitata, la Bohème, ed è questa qui. Come potete vedere, ha dei colori stupendi, indubbiamente, ma che sull'occhio almeno a me non durano. Ho provato con qualsiasi tipo di base, con il primer Essence, con il matitone della NYX, quello lì bianco. Ho provato di tutto, ho provato a bagnare gli ombretti, ho provato a bagnare, cioè, ho provato con lo spruzzino per far durare di più il trucco della Elf, niente, non mi durano un niente e non capisco il perché. È un peccato perché hanno dei colori bellissimi. Questo è lilla, marrone, albicocca. Oro dorato, verde, e c'è questo verde che è stupendo, questo verde qua. Però purtroppo non scrivo. Ho tentato anche di venderla, ma non la vuole nessuno. Questi sono tutti gli swatch, quindi sinceramente me la tengo così com'è, però la prossima volta non acquisto, insomma, queste tipologie di palette qui, perché insomma mi hanno deluso. Poi sapete, io gli ombretti cotti non mi piacciono tanto e quindi è un flop del 2012. Fortunatamente l'ho comprata al Cosmo Prof a metà prezzo e quindi ho risparmiato qualcosa di soldi, perché sennò veramente. E un altro prodotto flop, sempre della Makeup Forever, è questo rossetto qui, sempre della stessa linea, l'edizione limitata, la Bohème, ed è il Bohème come colore ed è un nude. Infatti, come potete vedere, è quasi nuovo. Per il semplice fatto che trovo questo rossetto troppo cremoso e quindi va a finire tutto nelle pieghette, pure con una base per labbra. È la stessa identica cosa, cioè, vi faccio vedere. No, tengo luce labbra. Comunque vi assicuro che mi va tutto nelle pieghe. È un peccato perché il colore è molto molto bello, è questo nude molto molto bello. È un peccato, però tra l'altro è un packaging stupendo. E come qualità non mi piace, insomma, per questo motivo qua. Poi un altro flop assoluto è lo Scandalize di Rimmel, cioè scandaloso nel vero senso della parola, perché non è un mascara, è un liquido colorato che vi fa soltanto più nere le vostre ciglia, ma non allunga, non volumizza, non incurva, non serve a niente. Ha uno scovolino enorme.
E questo qui era il set che portava anche l'eyeliner. L'eyeliner pure fa schifo, però mia sorella l'ha voluto, ha detto che ci piaceva, prenditelo. Però l'eyeliner in gel pure fa schifo di questa linea qui. Non è un nero intenso come piace a me, non ha una durata come bella o intensa come piace a me, fa schifo anche l'eyeliner. Comunque non sta nel bagno, quindi non mi alzo a prenderlo perché lo tiene mia sorella. Comunque, questo qui è un altro flop del 2012 che la Rimmel si poteva sparagnare. Un altro prodotto flop è questo fondotinta fluido idratante low cost della Rebecca. Sinceramente, l'ho voluto provare, però non mi ci sono trovata bene. Ha un odore troppo forte. Di crema tipo, rende il viso appiccicoso. Poi ogni tanto, quando l'ho utilizzato, mi è uscito anche qualche brufolo e io non ho mai brufoli in faccia, quindi chissà che schifo ci sta dentro. Ah no, ci sta scritto. Sta scritto, sta tutto. Questo è l'inci di questo fondotinta. Se me lo metti a fuoco, ovviamente. Comunque ci sta il dimeticone, la paraffina liquida, insomma, tutte le varie schifezze. Ne ho provati di fondotinta, ma questo qui mi ha fatto per farmi uscire brufoli davvero, davvero pessimo. Quindi non ve lo consiglio per niente. Un altro prodotto osceno è questo eyeliner della Divina Makeup. Perché? Allora, questo eyeliner si sgretola, nel senso, voi andate a fare la linea, dopo un poco, se fate così, insomma, aspettate, lo faccio vedere sulla pelle, io credo che si sgretolerà lo stesso. Tra l'altro ha anche un bel nero, come potete vedere, però purtroppo si sgretola. Cioè, una volta che voi lo andate ad applicare, si secca e se ci passate, insomma, il dito perché vi prude l'occhio, per qualsiasi altra motivazione, vi si sgretola l'eyeliner oppure perdete i pezzi. Non so spiegarvi, comunque non ha una durata eccellente e, insomma, fa schifo. Cioè, ci sono altri prodotti eyeliner low cost che non si sgretolano e che comunque fanno una figura, insomma, migliore. No, qua non si sgretola, però sulla palpebra vi assicuro che si sgretola. Questo una volta asciugato, comunque sulla palpebra vi assicuro che si sgretola. Fidatevi di me. Come ultimi due prodotti, sono due prodotti della Mediterranea ed è questo lip gloss che alla fine non capisco, punto primo, come si usa ed è rosa, si chiama il Magic Gloss Duo. Non so se le spremi ti escono tutti e due i colori, a me sta cosa non si è mai verificata, cioè esce trasparente, come potete vedere è trasparente. È un semplice gloss trasparente, insomma, ha una buona tenuta, devo dire la verità, e non appiccica, però non capisco, insomma, come si utilizza. Mi sembra, cioè, non lo so, non mi piace, insomma, per questo motivo qua. È poco pratico, sinceramente, non mi piace, insomma. Tra i prodotti che mi hanno mandato, questo qui, insomma, non ve lo consiglio proprio. La stessa cosa vale per questa tinta un rossetto liquido, qui lo chiamano, ma tipo tinta della Mediterranea, che già avete visto nei bozzati. Non ve la swatcho perché sennò mi rimane la chiazza rossa per 2 giorni. Comunque, questo è il colore, che tra l'altro è anche bello. Peccato che fa lo stesso effetto della tinta di Maybelline, che si sgretola e mi fa sgretolare anche tutti i rossetti, che magari la uso in quantità molto lieve, insomma, in quantità lieve. Ne prendo una piccola parte e la applico su tutte le labbra come base, perché è un rossetto più o meno di questo colore. Però ho notato che
Dopo un 5-10 minuti il rossetto si inizia a sgretolare e io credo che sia dovuto a questa tinta, perché senza la tinta il rossetto va più che bene. Quindi non, sono altri due prodotti della Mediterranea che non mi ci sono trovata bene. Quindi ve li sconsiglio. Io credo di aver finito. Fatemi sapere quali sono i vostri flop del 2012. Magari me lo lasciate giù scritto in un commento. Ringrazio a tutte le nuove iscritte, perché ogni giorno, insomma, mi arrivano delle iscrizioni e mi fa tanto piacere. Quindi mando un bacio a voi e mando un bacio alle mie iscritte, insomma, le mie vecchie iscritte. E vi invito a vedere il video di Eleonora, perché è inutile dire che è bravissima, simpaticissima, insomma, è degna veramente di nota. Un bacio, Ele, ti voglio bene. E niente, ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!